la 11ª edizione del torneo indoor di Voltana K. Prima di passare al sorteggio facciamo parlare il signor Rapone, che è insieme al signor Mariani, che sono i due fondatori della Marra Calcio. Se vedete, gli abbiamo dato un opuscolo oltre al sorteggio del torneo, abbiamo dato a tutti un opuscolo dove ci sono delle informazioni per quanto riguarda un torneo di Cesenatico, dove noi della Rivoltana, questo sarà il quinto anno che andremo a Cesenatico a fare questo torneo, per cui il signor Rapone e il signor Mariani hanno chiesto l'opportunità di poter parlare con voi, con alcune società, di questa iniziativa. Noi ci siamo sempre trovati bene, quindi siamo più che felici e più che lieti di potervi presentare questa iniziativa. Lascio la parola al signor Rapone, che vi illustrerà diciamo brevemente il discorso della Marra Calcio per quanto riguarda il torneo di Cesenatico. Grazie. Buonasera a tutti, grazie della vostra presenza e vorrei ringraziare soprattutto la Rivoltana nelle persone di Paola e di Giacomo, che abbiamo conosciuto personalmente in questi ultimi. Ce ne sono molti di tornei, di tutti i tipi, di tutti i prezzi, però il 90% dei tornei prevedono due giorni, tre giorni, con l'obbligo di tre partite più le finali, per cui si gioca quasi. Come sapete, il torneo si svolge in palestra, che è qui a Rivolta d'Adda. Sono obbligatorie scarpe da ginnastica, come tutti gli anni. Come sapete, nessuno viene eliminato, ci sono il torneo dei vincenti, chiamiamolo, e dei perdenti, per cui nessuno viene eliminato. Le giornate in cui giocano sono il 3, 4, 5, 6 di gennaio. In base alle categorie avete il programma, c'è chi giocherà il 3, c'è chi giocherà il 4 e poi tutti giocheremo il 5 e il 6 di gennaio. Allora, per quanto riguarda la categoria piccoli amici 2005 e 2006, ricordiamo che si gioca a 6 giocatori, quindi 5 giocatori più il portiere. Sono due tempi da 10 minuti. Allora, si gioca, come vi ho detto, due tempi da 10 minuti ciascuno, porte 4x2. Solite cose, noi abbiamo segnato un massimo di 10 giocatori e 3 accompagnatori. Ricordiamo a tutti che per quanto riguarda i genitori c'è un ingresso da pagare, quindi così evitiamo problematiche quando si recano alla cassa. I giocatori e i dirigenti entrano dalla parte dietro della palestra, come tutti gli anni. I genitori entrano dalla parte giusta, quindi dove andranno a pagare il biglietto giusto per tali, loro pagano. Pierino Ghezzi, lettera B. Orsenigo, lettera C. Casi d'attesa. L'11ª edizione del torneo di Voltana K. Grazie a tutti di essere venuti e mangiamo a tutti. Siamo qui con due soci della Marra Calcio, il signor Rapone e il signor Mariani, nell'occasione della presentazione dell'11ª torneo indoor della Rivoltana. Il signor Rapone e il signor Mariani sono venuti qui a Rivolta a presentare il torneo di Cesenatico. Signor Rapone, ci può dire qualcosa in più per quanto riguarda il torneo di Cesenatico? Beh, innanzitutto voglio ringraziare la Rivoltana nella persona di Giacomo e di Paola per la collaborazione che ci hanno offerto in questa circostanza, perché in occasione della presentazione del loro torneo ci hanno dato uno spazio significativo per far conoscere il nostro torneo, l'Atlantica Cup, torneo di città di Cesenatico, giunto alla 15ª edizione. Sono 15 anni che curiamo un torneo che, prima di essere un torneo, è una vacanza sportiva che culmina di sera in notturna con un torneo che abbraccia tutte le categorie della scuola calcio.
È una località bellissima, quella di Cesenatico, sulla riviera romagnola, dove si fanno sì altri tornei, ma sono tornei strettamente portati ad avere i ragazzi sempre in campo, con tempi ridotti, con il pallone tra i piedi, cosa che hanno fatto tutto l'anno. Il nostro torneo è una vacanza di sport, il torneo si fa in notturna, dopo le 8, e durante il giorno si va a fare escursioni al mare, al parco acquatico di Atlantica, a Mirabilandia, ad Oltremare, al delfinario di Rimini e ad altre attrattive della riviera romagnola. Quindi è una formula particolare che porta a rinsaldare il rapporto tra la società, i ragazzi che partecipano e i genitori che eventualmente sono al seguito, in occasione della chiusura della stagione e in previsione del nuovo tesseramento che si fa ai primi di luglio. È un'occasione per disintossicarci un po' dal calcio stressato, continuo, in tempi stretti, per fare una vacanza e, non dimentichiamoci, un torneo serale in uno stadio, quello di Cesenatico, in notturna al fresco. Grazie alla Rivoltana, perché eravamo particolarmente interessati ad avere rapporti con società di questo territorio, in quanto è un territorio che non è sul mare, per cui può essere particolarmente attratto da questa manifestazione, da questa vacanza sportiva in un luogo come la riviera romagnola. Ed è un territorio dove noi non abbiamo avuto mai occasione di avere rapporti diretti. Vengono squadre da Como, dalla Toscana, da Roma, da altre parti d'Italia, ma da questo territorio abbiamo avuto la Rivoltana e la Liventina Gorghense alcuni anni fa, devo dire anche la Brembatese, è venuta 2 anni alla nostra manifestazione sportiva, compresa l'ultima edizione, vincendone peraltro una edizione nella categoria Pulcini. Grazie e in bocca al lupo a tutti. Signor Mariani, invece ci vuole, che è un altro organizzatore sempre della Maracalcio, sempre l'organizzatore del torneo, esperto dell'informatica, perché è il mago dell'informatica, avete visto anche stasera le immagini, quindi ci vuoi dire qualcosa per invogliare le nostre società a seguire l'esempio della Rivoltana, a venire a Cesenatico? Ma io invito tutti gli amici del territorio di partecipare a questo torneo e, sentendo anche le tue referenze che sono importanti per noi, vi invitiamo dunque a partecipare al nostro torneo, che già sono 16 anni che lo facciamo, inizialmente fatto da papà, che ancora oggi è presente, diciamo, lo salutiamo caramente, assolutamente sì, e quindi niente, lui partecipe come figura, viene sempre a fare le premiazioni e tutto quanto, però ha lasciato il campo a noi e all'esperienza di Alberto, che nel territorio laziale è una persona importante. Avete un sito di riferimento dove le nostre società possono contattarvi? Sì, il nostro sito è www.marracalcio.it, là ci sono tutte le informazioni in merito. Ci sono Debian da scaricare, contratti da scaricare, moduli di adesione, c'è tutto quanto. Ci sono tutte le informative necessarie per appunto vedere tutto quanto, insomma. Io posso dire solamente che la Rivoltana, questo è il 5º anno che va a Cesenatico, si è sempre trovata molto bene, quindi siamo noi che dobbiamo ringraziare il signor Rapone e il signor Mariani per l'ospitalità. E svegliamo anche un segreto: il signor Rapone, che è il presidente dell'Urbe Tevere, e il signor Mariani, che è l'allenatore posticcio dei 2000 dell'Urbe Tevere. Quindi adesso ci andiamo a mangiare qualcosa, visto che ormai l'ora è tarda, e niente, vi aspettiamo tutti a Cesenatico. Grazie.